Continua il nostro percorso tra le ricette romane tipiche a basso costo. Oggi una ricetta molto antica ma molto buona. Parliamo infatti dei tonnarelli cacio e pepe. Lo facciamo, li prepariamo più che altro con Stefano Marinucci, team manager della Federazione Italiana Cuochi. Stefano, allora, un piatto tradizionale ma sempre valido? Sicuramente, sicuramente. Molto saporito, condito quindi con del pecorino e quindi della nostra regione. Appena appena scottiamo la pasta, la andremo a mantecare e finiremo il piatto. L'unica variante è che andiamo a emulsionare quindi il nostro pecorino in questa maniera, quindi andiamo a mettere il pepe, lo andiamo a bagnare con un pochino di acqua fredda, quindi riportiamo quasi allo stato naturale e andiamo a emulsionare con il mini pimer. Andiamo a mettere il nostro tonnarello all'interno dell'acqua, ben calda. Mettiamo un filo di olio. Andiamo a togliere, a scolare il nostro tonnarello. Andiamo a prendere la nostra salsa. Andiamo a saltare. Finché non raggiunge la giusta consistenza, andiamo a posizionarla dentro la nostra forma e quindi prenderà sempre di più corpo. Possiamo fare un giro di pepe e come piccola variante possiamo mettere dei fiori eduli per dare un pochino di colore all'interno del piatto. Stefano, i tonnarelli cacio e pepe sono pronti, deliziosi come al solito. Magari per chi non ha una forma di pecorino così grande, come possiamo... Sicuramente sotto costo, perché la porzione è così piccola, quindi siamo in un prezzo contenuto. Al di là di quello, era solo un classico esempio per far vedere effettivamente la lavorazione del pecorino. È ovvio che la forma poi farà lustro laddove dobbiamo fare un banchetto o qualche cosa di più numeroso. Continua il nostro viaggio tra le ricette tipiche romane. Oggi insieme alla Lady Chef Ivanna Barbieri prepariamo delle frittelle su base di pomodori e rucola. Allora, un secondo piatto facile da fare e tra l'altro anche di poco costo. Sì, un costo veramente molto contenuto, anche questo semplice, veloce e fresco, direi. Vediamo. Allora, rompiamo le uova. Andiamo ad unire il pan grattato e il pecorino romano grattugiato. Friggiamo la nostra frittellina a cucchiaiate. Facciamo proprio delle piccole frittelle. Nel frattempo tagliamo il nostro pomodoro a fettine, mettiamo un po' di basilico, un po' di sale, olio d'oliva, ancora un po' di ricotta . Posizioniamo le nostre frittelline e il piatto è fatto. Lady Chef, il piatto è concluso, frittelle su pomodori e rucola, un secondo davvero sfizioso da fare tutti i giorni. Sfizioso e semplice, veloce, estivo direi.
ricette romane tradizionali tipiche. Oggi vi faremo assaggiare insieme allo chef Stefano Marinucci della Federazione Italiana Cuochi un antipasto molto sfizioso fatto di fiori di zucca con ricotta e cos'altro? Abbiamo delle fave, quindi andiamo veramente nel periodo primaverile, quindi per esaltare la ricotta, la freschezza, con un sapore anche ancora più fresco ma leggermente più intenso. Allora, il procedimento è molto semplice, quindi andiamo a prendere la nostra ricotta in questa maniera e andiamo a versare in un recipiente all'interno del quale andremo quindi a inserire le nostre fave. Andremo quindi a sciogliere il tutto con un pochino di olio e andremo a mixare il nostro composto. Raggiunta la nostra consistenza, l'abbiamo poi ovviamente profumato un pochino con del pecorino, quindi per darle quel grado di sapidità, andiamo a farcire i nostri fiori. Quindi li apriamo, togliamo il fiore centrale, possiamo usare una sacca a poche, insomma un cucchiaino, e quindi andiamo a farcirli in questo modo. Precedentemente abbiamo fatto una pastella, quindi uova, birra, la pastella classica anche per fare i classici fritti. Andiamo a intingere il nostro fiore e andiamo a tuffarlo nell'olio ben caldo. A questo punto quindi i nostri fiori sono ben croccanti, andiamo quindi ad asciugare della carta assorbente. Il ripieno è rimasto ben compatto, andiamo a comporre il nostro piatto finale e quindi andiamo ad adagiare il pane, che darà un senso di croccantezza, i nostri fiori, metteremo quindi del pecorino stagionato. Per completare il nostro piatto usiamo questa concassia di pomodori, quindi andiamo ad adagiare su questa